Ciao ragazzi, vi avevo promesso uno speciale per Halloween. Ogni promessa è debito, quindi eccovelo qui. Lo pubblico oggi per darvi tempo sufficiente di poterlo guardare prima del 31, ma se posso darvi un consiglio, cercate di vederlo a luci basse o spente o indossando delle cuffie. L'atmosfera sarà sicuramente più adatta a quello che ti sto per raccontare. È doveroso fare una premessa. Molti hanno presentato questa storia come un creepypasta, quindi potresti pensare che sto venendo meno alla mia promessa di non portarne sul canale. Tuttavia, numerose pagine web l'hanno presentata come una storia vera. Se devo essere sincero, io sono già a conoscenza della verità su questa storia, ma non te la dirò almeno prima che sia passata la notte delle streghe. Quello che vedrai qui di seguito è un diario scritto da una bambina di soli 6 anni che ha descritto ognuna delle sue giornate con un disegno. Mi limiterò a tradurti letteralmente in italiano quello che ha scritto questa bambina e a farti vedere i disegni che ha fatto. Alla fine del video sarai tu a dovermi dire cosa ne pensi, se credi che questa storia sia reale o la consideri un montaggio o semplicemente una leggenda. La settimana prossima invece vi prometto che svelerò il mistero. Ecco quindi il terrificante diario di una bambina di 6 anni. Questa è Lisa, è mia amica. La mia mamma e il mio papà non la possono vedere e dicono che sia un'amica immaginaria. Lisa è una buona amica. Oggi ho provato a piantare un fiore nel cortile. Ho voluto piantarlo nel giardino, ma Lisa mi ha detto che il suo papà sta dormendo lì, quindi ho deciso di piantarlo in un vaso. Lisa è venuta a scuola con me oggi. L'ho portata per farle conoscere la signorina Monroe, ma lei si è arrabbiata perché non poteva vederla. Lisa si era attristita e quindi ha nascosto il cancellino della lavagna. Ieri è stato il mio compleanno. La mamma ha comprato pizza, ma non è venuto nessuno. Lisa ha detto che la gente è arrivata fino al portico e che poi se n'è andata. Però hanno lasciato dei regali. Mi hanno regalato 3 Barbie, delle scarpe e 5 dollari. Io e Lisa giochiamo insieme con le Barbie. La signorina Monroe non è venuta oggi. La nostra supplente si chiama Digman. È buona e bella e ci darà la merenda dopo l'ora del diario. Magari potesse rimanere come nostra insegnante. Ieri io e Lisa siamo andate a fare una passeggiata fino a tardi. Papà si è arrabbiato e ha detto che Lisa è stupida e che non esiste. Lisa è diventata triste ed è scomparsa. Oggi non è venuta a scuola perché la signora Digman ha detto che la signorina Monroe non verrà più a scuola. Il papà è rimasto a lavorare tutto il giorno ieri, non è neppure venuto a casa a cenare. Anche oggi è a lavorare. La mamma mi ha preparato il budino oggi. Il budino è il mio piatto preferito. Lisa mi manca. Papà è davvero occupato con il lavoro. Non è venuto a casa tutto il fine settimana. La mamma è arrabbiata con lui. Scriverò una lettera a Lisa. Cara Lisa, mi manchi. Per favore, ritorna. Mi spiace per quello che ha detto il papà. Sei la mia migliore amica. Ieri Lisa è tornata. Mi ha detto che le dispiace di essersene andata e gli ho detto che il papà non tornerà a casa. Lisa mi ha detto che lui e la signorina Monroe stanno dormendo come il suo papà. Spero che si sveglino presto. Allora, cosa ne pensi di questa storia? Realtà o solo un montaggio? Fammelo sapere in un commento. Prima di finire, ti auguro di passare un Halloween terribilmente divertente. Buon Halloween a tutti, ragazzi! Se ti è piaciuto il video, iscriviti al canale, lascia like o condividilo. Un saluto e al prossimo video dell'Inspiegabile.